Buongiorno artisti, oggi vedremo altri due prodotti della Terra Green che vengono usati per due scopi. Il primo è per aiutare la pianta a produrre fiori in continuazione e permettere di allegare questi fiori, quindi farli diventare frutto senza stress. Il secondo invece è utilizzato per i frutti, per renderli più gustosi e dolci. Ora andiamo a vedere, ma prima sigla. Eccoci qui con i nuovi prodotti, sono Floresnat e Fruttasnat. Ho fatto già un video in cui vi facevo vedere i prodotti della Terra Green, in particolare il Propolnat, che è praticamente la propoli che va usata. Viene consigliato di usarla sempre in simbiosi con gli altri prodotti. Quindi ora farò praticamente due trattamenti a seconda delle piante che devo considerare, usando quindi il Propalnat, che poi se non avete visto il video lo trovate sul sito. E il primo trattamento che farò sarà quello usando praticamente Florasnat. Florasnat praticamente è un concime, va spruzzato sulle piante e sulla parte delle radici. Viene utilizzato a quale scopo? Praticamente aiutare quelle piante che producono in maniera continuativa durante tutta la stagione, ad esempio i pomodori, le melanzane, i peperoni, i peperoncini, le zucchine e tutti insomma questi ortaggi che necessitano di un integratore che permetta alla fioritura di continuare in maniera costante senza perdere di vigoria, quindi aiuta molto la pianta a mantenere una fioritura stabile. L'altro prodotto invece è Fruttasnat, si applica praticamente quando i frutti iniziano ad allegare, quindi a crescere, fino a poco prima della maturazione e ha lo scopo di fornire tutti quei nutrimenti che servono per migliorare le proprietà organolettiche del frutto stesso. Ad esempio, io lo utilizzerò oggi con i meloni, che sono praticamente quei frutti che spesso e volentieri in un orto casalingo, quando vengono raccolti anche a maturazione, non hanno molto sapore, risultano un po' sciatti. Quindi andiamo a fare un po' di giri di trattamento e vediamo insieme altre cose. Qui siamo vicino a una delle mie piante di melanzane, vedi, ci sono ancora dei fiori, alcune melanzane piccole. Ecco, per questo tipo di pianta è perfetto Florasnat, che ora andrò a spruzzare. Andiamo un po' a fare di pressione qui, ho usato questa volta per fare due trattamenti di spruzzini piccoli. Ecco qui, si procede così su tutte le piante, si bagna fino a far gocciolare. Quindi questo primo prodotto che vi ho fatto vedere, Florasnat, serve proprio per questo, aiutare piante come quelle delle melanzane, ora farò il trattamento anche con i pomodori, per ma mantenere vigorosa la pianta e non far perdere fioriture. Ora proviamo invece l'altro prodotto. Qui ci troviamo vicino la prota dei meloni, qui c'è un melone, qui ce n'è un altro, sono tutti quasi a maturazione, qua ce n'è uno piccolino, più avanti ce ne sono altri piccolini. Ecco, io userò ora Fruttasnat per dare quel booster al melone e migliorare il grado di dolcezza e di sapidità. Quindi ora partiamo anche qui a spruzzare non solo sulle foglie, ma anche un po' vicino al melone, perché in questa fase il melone ha un'attività simile a quella delle foglie, essendo come vedete ci sono ancora le parti verde, quindi assorbirà senza problemi i nutrienti e si proteggerà con il Propalnat da parassiti e muffe e poi migliorerà praticamente il suo gusto grazie a Fruttasnat. Bene, questo è tutto, ci vediamo ai prossimi prodotti di Terra Green, lasciate un like, mettete un commento se avete qualche dubbio o qualche domanda e condividete il video. Ciao ciao!